Ricevendo questo libro di Eleonora Bellini, leggo nel risguardo che è bibliotecaria di lungo corso, scrittrice e traduttrice che vive nel Piemonte orientale. Sono poesie piuttosto belle, Stanze d'inverno e altre poesie edite da Book Editore. Tento l'acrobazia di leggerne due, anziché come al solito una. La prima è A mia madre. Dov'è andata adesso la ragazza che sedeva ridente sul muretto? E il suo vestito leggero più dell'aria in quale armadio dei sogni si è nascosto? E perché non sento il gorgogliare schietto di quel riso? E i suoi occhi? Ah, i suoi occhi neri di rugiada. E quello sguardo, campanelli di sole oppure venti di burrasca? Quanto e dovunque mi seguiva. Dov'è andata ora la ragazza? È vero che l'abbraccio è velluto morbido del nulla? È vero che la culla, il vuoto profondo dell'oblio? È vero che il suo fiato è un mulinello, oltre il vagabondare delle nubi? Ed io come la trovo adesso, con questo passo stanco, con questi orfani piedi? E la seconda riguarda un po' il panorama che vede qui attorno. Si intitola Le case dei vecchi professori. Le case dei vecchi professori, con i libri ordinati sopra gli scaffali, con i libri in punta di piedi al davanzale, con i libri in poltrona, a occupare gli spazi del tempo senza ore, i giorni lunghi come stagioni, le alterne apparizioni di luce e buio alle finestre, all'ospite tendono la mano. Le case dei vecchi professori hanno l'odore dell'inchiostro anche quando dalla scrivania ammicca l'occhio di ghiaccio del computer. Le case dei vecchi professori, taciturne, reclinano il capo lentamente come fiori, sorpresi dal vento della sera. Eleonora Bellini, Stanze d'inverno e altre poesie. Arrivederci.